Diciamo che c'erano dei momenti in cui era veramente dura, no? Però quando si entrava in studio e si faceva un pezzo, sapevi che avevi una speranza, capito? Quindi quella roba lì ti dava sempre più forza per farti capire cosa sei venuto a fare qua. Per me il nuovo impero è una rivoluzione, è un nuovo sound, è il black sound, è la nuova generazione. Questo punto della nostra carriera ci ha fatto arrivare al go-kart, la verità, nel senso che c'è Negri sempre nei problemi, nella mancanza economica che va gestita da tante attività non specialmente legali, quindi il fatto che il nostro tempo è stato occupato da altro e anche 360 gradi nella musica, siamo arrivati oggi al go-kart, all'intervista col go-kart, quindi è veramente una bella soddisfazione. Ci sta, no? Complimenti, dottore. Noi ne abbiamo passate di tutti i colori qua a Milano, ci siamo appoggiati sempre, ci siamo sempre dati una mano, dove uno non poteva arrivare, arrivava l'altro. E con questo progetto vogliamo rappresentare quelli che non hanno mai avuto voce. Quando noi eravamo ragazzini, ad esempio, cioè, o parlo per me, ad esempio, cioè io uscivo, cioè, vivevo in un quartiere a Torino che si chiama Porta Palazzo ed è un posto abbastanza caldo. Tu uscivi di casa a 12 anni, non avevi dei begli esempi. Tuo fratello grande era quello che stava all'angolo a spacciare il fumo o quello che staccava le collane e quelli erano quelli che ti dicevano vai a scuola, non fare cazzate, capito? E quindi noi penso che abbiamo la responsabilità di rappresentare quella fetta di persone che si trovano nella nostra situazione passata. Che altro è l'ignoranza, capito? A me quando io sento tipo la trap, sento tipo un'ignoranza che poi a fine pezzo è una roba elegante, capito? Io quando sento quel sound lì per me è unico, capito? Da quando l'ho scoperto sono entrato in un altro mondo, anche di scrittura, anche in modo di, capito, di godermi la musica, capito? Più chi sei, che cosa fai, che importa in quel momento, ma è che cosa dai all'ascoltatore e che vibe gli dai, in che modo lo dici per esprimere la tua personalità. E per quello tanti artisti americani ce lo dimostrano, che non devono essere i numeri uno, come diceva Lil Wayne, I don't wanna be the best artist, I wanna make the best songs. Ognuno ha il suo mood di scrittura, poi magari, non so, siamo in studio, loro due fanno un beat insieme, magari uno dei due fa un beat, uno dice una parola figa che poi quella diventa il ritornello, non lo so. E poi magari tu fai il tuo flow e poi, che ne so, lì ci scrivi una barra oppure ce l'hai già, c'è già un viaggione ricorrente in testa. Cioè, dipende, capito? È tutto così. Infatti, tipo nel pezzo Paranoia, tipo dico, giocavamo a scacchi contro il Ku Klux Klan, è proprio, di solito una scacchiera muove il bianco, capito? Stavolta siamo stati noi a muovere, capito? Io credo che il sound che ci ha portato Lion, che comunque quello che fa, io lo sento proprio che ha attaccato l'America, io non vedo differenza. Noi comunque abbiamo un piano che non è solo per l'Italia, ma a livello internazionale. Non mi paragonerei molto con la scena italiana. Siamo due partite diverse, su due partite diverse praticamente. Cioè loro sono una corsia e noi siamo nell'altra. Cioè noi siamo la scena di fuori in Italia, In capito? Italia, esatto. Siamo un po' una cosa così. È un po' così, un casino Cioè, ad perché. esempio, abbiamo dei progetti come lui di Lucio, dei suoi progetti in Marocco, lui comunque ha i suoi progetti sia in Francia sia in Cioè America, comunque ci quindi. stiamo muovendo per ampliare Triple R, comunque ha già delle basi fuori, però non diciamo molto, tanto il tempo parlerà. Perché il vero riconosce il vero e in tutto il mondo chi è vero riconosce noi. E tu salve. Ciao. Grazie. Poi anche secondo me è sbagliato avere aspettative
Obiettivi certamente, no? Direzioni. Io onestamente non ho aspettative, io so che c'è gente che piace questo sound e mi fa piacere dare il mio sound a queste persone, che siano pure 10 persone, io sono contento, che siano 100 persone, 1000 persone, 1 milione di persone, 10 milioni di persone, 100 milioni di persone, sono contento, uguale. La cosa più importante è la bella musica. E dare queste canzoni che noi abbiamo fatto sia con l'anima, sia col cuore, con la pazienza, con la perfezione, con il tempo, con l'ascolto, con tutto noi stessi, no? E quindi, let's go!